Mi presento, sono Madone Giampaolo, sono una non vittima di Rigopiano, 62 ore sotto la macerie, forse 15 per colpa sua, ha risposto al telefono, lei è la signora che ha risposto al telefono e che ha lasciato correre e non ha dato subito l'allarme e ha detto che aveva cose più importanti da seguire invece che l'albergo di Rigopiano che era crollato. Allora, questa è la mia situazione. Allora, una mano fuori uso, parlo io perché sono venuto qua, non devo ascoltare lei. Questa è la mano fuori uso e una gamba fuori uso. Io ho la scarpa slacciata, l'ho detto anche in televisione, che lei sta continuando a stare qua, a prendere lo stipendio, io non lavoro, per colpa sua io mi ritrovo così, con una figlia e senza la mia. Questa scarpa è stata slacciata, un piede gonfio. Se vuole si può pure regare, ma lascio la scarpa lei, dato che tutte le mattine provo per i miei genitori. Per colpa sua? Per colpa mia? Per colpa di tutti, delle istituzioni e tutti, ma per colpa sua io non ho dato allarme. Perché io Lei non ha dato l'allarme. Quando l'ha dato? Allora, lei ha riattaccato, innanzitutto non alzi la voce. Lei ha riattaccato il telefono. Lei ha riattaccato il telefono dicendo che aveva da fare con delle persone incinte e la donna è in dialisi, sì, ma l'ha sentita l'intervista? Io. Ma lei ha telefonata che gira su tutto internet, su tutto l'ambiente televisivo, sì, chi è? Perché ma non è lei, ma non è lei, ma non è lei, ma noi lo sappiamo. Ma noi lo sappiamo, cioè lei, ma noi lo sappiamo, piacere, mi presento, Madone Giampaolo, 62 ore sotto le macerie dell'albergo Rigopiano. Sono venuto a trovare la signora, che ha risposto al telefono e non ha dato. Signora. Sono venuto a trovare. No. Siccome che non viene lei, non è venuta né lei né nessuno a chiedere scuse, vengo io ad accettare o a prendere le scuse della signora che ha risposto al telefono. Poi piano piano vado dal chi di dovere, dal prefetto, da tutti quanti. Intanto oggi venivo qua e sono venuto a trovarla, a fargli vedere la mia condizione e a dirgli se mi può allacciare la scarpa, dato che tutte le mattine io non posso più allacciare la scarpa, né a me né a mia figlia, per colpa sua, perché se mandava i soccorsi subito, da quando è partita la chiamata, lei doveva mandare i soccorsi, ma una minima colpa ce l'ha. Una minima colpa ce l'ha, perché lei ha riattaccato la telefonata e non ha dato i soccorsi. A me che venivano a salvare, non salvavano le persone morte. Ma sono io il magistrato, non si preoccupi, che io lo so com'è andata la storia. A me, se venivano 10 ore prima a salvarmi, io non avevo perso l'uso del braccio e della gamba. A mia moglie l'avevo persa uguale. Io non avevo perso l'uso del braccio e della gamba. Più tutto quello che sto pensando, passando adesso. Mica sono venuto qua con la pistola, anche se ci volevo prima, non sono venuto qua con la pistola. Ma non è il problema, io sono perché è scappata? Perché è scappata? Ma è scappata, è andata via, ma non si fa più trovare. Io sono venuto a chiedere spiegazioni. Ma io sono venuto a chiedere spiegazioni. E che vuole verificare? Io sono venuto a chiedere spiegazioni. Sono venuto che almeno trovavo una persona che innanzitutto mi accoglieva in un altro modo. C'ha la coscienza sporca e la coda di paglia per caso? Sì, mi sembra di sì. Perché è andata via e perché non mi ha spiegato?